Vedo che ci sono questi occhiali, questo strano simbolo sul divano Undecided di Manerba. Mi spieghi di che cosa si tratta? Sì, volentieri. Allora, Genera e Labyrinth hanno dato lo sguardo del malato di Alzheimer o della familiare che vive con il malato di Alzheimer all'interno del concetto della mostra, quindi dell'abitare contemporaneo. Allora, gli occhiali ci danno la possibilità di osservare tutti i punti della mostra e dare lo sguardo della persona e lo sguardo del bisogno di quello che è la malattia in sé e il vivere con la malattia. Questo divano ci ha dato la possibilità di un'occasione per cui anche la persona con decadimento cognitivo, che quindi ha disorientamento anche spaziale e temporale, e una persona per la quale soprattutto in alcuni momenti i grossi rumori o le grosse voci possono essere disturbanti e confusive, questo è un divano molto avvolgente che abbraccia in qualche modo, che può rilassare e che crea anche una sorta di difesa dall'impatto acustico, insomma, quindi che tutela da quelli che sono dei rumori e dei disturbi e che quindi possono in qualche modo interferire con la serenità e la tranquillità della persona. Quindi diciamo che le performance, che sono comunque valide per chiunque, perché poi il rumore è un elemento di disturbo per tutto, e che sono enfatizzate e diventano gravi nel caso di pazienti con questo tipo di malattie, la soluzione si può trovare anche con questo tipo di... Certo, perché in realtà la casa e l'ambiente non è solo, come dire, fino a se stesso, ma in qualche modo può essere terapeutico. Questo ci dà l'opportunità sia per persone che non hanno nessun tipo di problematica, sia per chi ha dei disagi di varia natura, di trovare in un habitat terapeutico una possibilità comunque di terapia, appunto, e di star meglio, di benessere sostanzialmente. E questo anche attraverso... Che poi è lo scopo della casa. Esattamente, esattamente. Grazie. Prego.